Un paesaggio immerso nella natura, accompagnato dalla scritta «Insegnare è toccare una vita per sempre». È con questo quadro che l'Istituto Tecnico Tramello di Piacenza ha voluto celebrare la professoressa Patrizia Barili, scomparsa 3 anni fa e alla quale è stata intitolata un'aula della sede del plesso di Via Negri. Una piccola cerimonia ha anticipato l'intitolazione, alla quale hanno partecipato le parenti della professoressa, i suoi ex studenti e colleghi di un'intera vita professionale trascorsa al Tramello. La professoressa Patrizia Barili è stata una delle docenti che ha insegnato per tantissimi anni nell'Istituto Tramello. Era una persona di riferimento per i colleghi, una persona di riferimento per le famiglie, ma soprattutto aveva un rapporto molto molto bello e professionale con i ragazzi. Purtroppo ci ha lasciato 3 anni fa, nell'ambito di una vicenda familiare molto complessa e molto commovente, e noi oggi pensiamo di dedicargli un laboratorio di chimica, il minimo che possiamo fare per ricordarla. Per l'occasione, la scuola ha pensato dunque di dedicarle qualcosa di speciale. È stato realizzato anche un dipinto, quindi. È stato realizzato dal Liceo Cassinari, che è l'altra scuola insieme al Tramello, un acquerello dal docente Giovanni Gobbi per ricordare Patrizia. Si tratta di questo paesaggio collinare che rappresenta proprio la natura, perché la Patrizia era un'insegnante di scienze e quindi c'è questa strada e poi sul plexiglass c'è questo solco, no? Proprio una traccia che lei ha lasciato, perché veramente ha lasciato una traccia forte veramente in questa scuola e in ogni momento della sua vita.